Buon sabato a tutti i verdastri. Questa che state vedendo ora è la mia scrivania. Lì c'è la stampante, lì c'è la lampada col cappellino perché vuole essere trendy. Lì c'è una tigre di non so quale specie, tipo, eccetera. Carina. Lì ci sono un po' di soldi. Come cacchio dire? Il portagomme. La scatola delle gomme ci sono dei. Se riesco a aprirla con una mano sola, non ci riuscirò mai. Ecco, ci sono dei sassi presi al Buso della Rana, che è una grotta in provincia di Vicenza, molto bella, dove andava a fare catture di pipistrelli. Qui invece c'è il CD un demo del mio gruppo, e sotto c'è il fantastico pianeta che sta nel sistema solare, ma nessuno lo sa perché nessuno l'ha mai visto. Il libro fumetto di Fra Frog, bellissimo. Tra l'altro è anche autografato. Qui ci sono i disegni che avete fatto al Valley Center che tirerò fuori per fare un video prossimamente. E qui, che è la cosa per cui sto facendo questo video, c'è il libro che sto leggendo ora di Stephen Jay Gould, Risplendi grande lucciola, che in realtà non è un libro ma una raccolta di saggi di Stephen Jay Gould, che è stato un grande divulgatore che ci ha lasciato da un po' di anni. Nel frattempo, quelli tra l'altro sono gli appunti che ho preso, guarda, con la prima, cioè la prima, la revisione di A Bug's Life. E questi sono gli appunti che sto prendendo leggendo il libro, se no poi non mi ricordo un cavolo. Tra l'altro questo non è neanche mio, ma è di una mia amica che me l'ha prestato. Di Gould della stessa serie ho La vita meravigliosa, un magnifico libro di cui vi parlerò prossimamente. Comunque, oltre a farvi vedere il libro che sto leggendo, vi dico anche che venerdì prossimo ci sarà il nuovo video e che sarà anche tra l'altro una nuova serie. Tanto per cambiare, direte voi. E quindi noi ci vediamo venerdì prossimo e continuate a essere un po' verdi, sempre di più, come siete sempre. Ciao a tutti!